Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Solar Light e Lunar Dark! Nella scorsa parte ci eravamo praticamente avviati per il percorso 3, ma ad un tratto di strada ci accorgiamo che questo percorso finisce. Per l'appunto, eccoci ancora qua nel bel mezzo della Tundrum Pass! In questo nuovo episodio infatti tenteremo di finire questa sorta di percorso alternativo per arrivare nella prossima città, insomma. Chiaramente, prima di partire devo tempestarvi come al solito il cervello chiedendovi di lasciare un like a questo episodio e ovviamente di commentare qui giù. Ultima cosa importante che mi stavo quasi per dimenticare, la fanart del giorno fatta da Zoruru Zero, ennesima fanart fantastica, sottolineo, che raffigura Purrio e Keepip, però adesso che ci penso, e se nelle fanart faceste me con i miei Pokémon? Dai! Voglio vedere chi mi disegna più figo. Chi mi disegna più figo vince un biscotto, punto. Ok, dopo questa stronzata possiamo iniziare questo episodio di oggi. Allora, non ho ancora curato i miei Pokémon. Infatti, come potete vedere, c'è solamente Purrio. Gli ho dato una super pozione, tra l'altro. Devo curare Keepip e Zuppi, che ho catturato sempre nell'episodio precedente. Qui ci siamo già stati, quindi abbiamo già battuto quell'allenatrice. Bene, l'effetto del repellente è finito e noi ne attiviamo un altro, ma comunque ne abbiamo veramente pochissimi, eh. Se non sbaglio uno o due. Ok, allora, prima sfida del giorno contro Scott Backpacker. Ed ecco qui Zuppi, che ce l'abbiamo contro. Con Critical Hit, guardalo un po'. Bene, andiamo di ruota fuoco e riusciamo a mandare KO immediatamente il primo Pokémon di oggi. Bye bye. Allora ragazzi, abbiamo tante cose da fare oggi. Vediamo un pochino se possiamo arrivare in fretta nella prossima città. Troviamo un'iperpozione. Queste rocce sono troppo sospette. Ok. Un ponticello. E salve allenatore. Ok. È tutto così molto veloce. Vabbè, comunque siamo agli sgoccioli. Siamo quasi per finire, eh. Allora, Golkid. Ah, ok, questo è il Pokémon di tipo roccia che abbiamo già visto. Comunque il fuoco non è efficace, come ben sapete, quindi devo fare con calma, piano. Non ho altri Pokémon, dannazione. Sto aspettando di arrivare appunto nella prossima città perché voglio curarli. Ecco, ok. Livello 23 Purrio. E vorrebbe apprendere Bulldoze. Oh mio Dio, ok. Questa mossa è abbastanza forte. Togliamo Sabbiotomba immediatamente e impariamo questa mossa qui. Ok, il prossimo è Toron, che è piaciuto a molti di voi. Infatti sotto nei commenti mi avete detto: Dark, cattura Toron, però non so dove si trova Toron. Cioè, almeno nell'erba non mi è ancora capitato, eh. Ok, bye bye Toron. E abbiamo vinto contro Jason Hiker. Jason avventuriero, chiamiamola così. Ok, ci sono tutte queste rocce abbastanza strane che dicono di essere... Non mi dite che si possono rompere con spaccaroccia sti tipi di rocce qua. Troppo strane. Vabbè, comunque, troviamo una fune di fuga e poi finisce l'effetto del repellente. Dai, non è attivo almeno per ora. Voglio vedere un pochino che Pokémon si trovano... La mia salvezza! Ragazzi, c'è un dottore! Ok, perfetto, meno male. Dai, dai, dai. Perfetto, salve! Sì, sì, voglio lottare con lei! Dai, dai. Quanti Pokémon c'ha? Uno, uno. Ok, Snazap! Dai, Purrio, fatti valere. Vai con un bel ruotafuoco. E One Hit che io ho scontatissimo! Perfetto ragazzi, dato che abbiamo vinto contro il dottore, in cambio ci curerà la squadra, come succede sempre, ecco. Dan dan dan. Perfetto, adesso devo recuperare qualche livellino con Keepip, però comunque c'ho anche il condividi esperienza, vabbè, lo metto anche primo, tra quattro livelli dovrebbe evolversi tra l'altro, eh. Quindi stiamo stiamo attenti. Stiamo all'allerta. Ma che caspita sto dicendo? Allora, qui c'è... Cos'è questa? Oh mio Dio, dove mi trovo? Salve!
Ok, tutto così molto così calmo qui dentro, non c'è niente. Ok. Dove sto andando? Non lo so, ho paura. No, vabbè, sto scherzando. Pokémon selvatico! E allora vediamo un po'. Oh, eccolo qui, Wombat. Non mi era ancora capitato. Vabbè, dai. Facciamo subito fuga e andiamo. Tu chi saresti? Ok, un pescatore. No, non è un pescatore. Ma perché ha lo sprite del pescatore? Oh mio Dio, vabbè, qui è tutto così strano. Comunque, era uno scoprirovine, ecco. Bene, botti in testa. E la madonna. Guardalo con questo critical hit, lui. Stupido Gold Kid. Mi ha praticamente sconvolto la vita. Povero Kipip. Va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo avanti senza indugiare oltre. Volevo un attimo vedere, però... cosa c'è qui dentro? È una caverna così inutile. Cosa? Cioè no, no, non si può fare nulla. Saliamo queste scale. Ci sono queste rocce dove potrebbero trovarsi anche degli strumenti nascosti, quindi non si sa mai. Io clicco ovunque. E Pokémon selvatico. Sempre Wombat, perché Wombat è Wombat. E lo Zubat slash Wubat di Pokémon Solar Light e Lunar Dark. Ci farò l'abitudine. Ok. Non c'è praticamente niente, cioè... Ok, ferro. Wow. Questa dovrebbe essere la caverna misteriosissima, dove non si vede niente. Dovrei usare flash, ma non ho flash. Però comunque posso andare avanti tranquillamente così. E basta. Niente di sorprendente. E allora ragazzi, usciamo, dato che qui abbiamo la scala, e ritorniamo fra i nostri passi. Nella Chandron Pass. No. Ok, ricurami Pokémon, dato che ci sei. Grazie mille, dottore. Dun dun dun. E andiamo da questa parte a sinistra. Allora, abbiamo un'altra allenatrice. Sì, siete pallosi. Ma quanti siete? Non lo so. Allora, Bushu! Che Pokémon è questo? Mai visto. Usiamo Raffica, che è super efficace. Io quando vedo il colore verde mi ispiro al tipo erba. E ci azzecco sempre. Dannatissimi. Ok. Ammettetelo, anche voi fate così. Perfetto. Ha il verso di Roserade. Che strano. Ok, il prossimo sarà sempre Bushu. E usiamo sempre Raffica, che comunque è super efficace. Riusciamo a buttare giù in fretta tutti quanti questi Pokémon da strapazzo che troviamo in giro. Ok, vai, di nuovo Raffica. E salutiamo Bushu. Bushu. Sembra tipo come un saluto francese. No, proprio no. Benissimo, ok. Di qua cosa c'è? Un altro Pokémon selvatico, giustamente. Oh mio Dio! Raizid! Quanto sei figo! Wow! Mi piace un botto sto Pokémon. Che bello. Allora, facciamo foglie lama. No, caspita, è super efficace, no! No! Non ci credo. Ma perché? Cioè, non pensavo fosse super efficace, dannazione, ma perché? No, adesso devo catturarlo per forza, eh. Vai, Raffica su Bushu. Dai, ormai salgo, guardate, a livello 21, ci sono quasi. Ci sono quasi. Dai, ultimo Raffica. Ciao, ciao Bushu. E via, perfetto. Ok, livello 21, dai, scattalo. Sì, livello 21, mancano esattamente 3 livelli per l'evoluzione di Kipip. Benissimo. Ok, ragazzi, sono riuscito a trovarlo. Fantastico, ok, Raizid. Oh, ti ho ribeccato. Allora,
Ragazzi, adesso con cautela, non usiamo nessunissima mossa e usiamo con molta delicatezza questa unica Ultra Ball che possiedo. Ed entraci. Entraci. Uno, due. No, no, no. Spacco lo schermo. Giuro che spacco lo schermo. Oh mio Dio. Calma, Dark, calma. Allora, andiamo ad usare questa Mega Ball. Dai, dai. Uno, due, tre e quattro. Siamo riusciti a catturare Rayzid. Non farà parte del mio team, almeno. Elettro, roccia. Oddio. Ecco perché era super efficace. Perfetto, si spiegano molte cose. Allora, andiamo a dare un'occhiata a questo Rayzid, questo Pokémon. Mi documenterò molto di più su questo Pokémon, magari consigliatemi qui sotto con un commentino. E niente. Scratch, Leer, Sand Attack e Spark, che sarebbe Scintilla. Beh, sembra carino, estetica, per quanto riguarda l'estetica del Pokémon stesso, Devo vedere un pochino le forme evolutive. Oh oh, guarda un po' chi c'è lì. Benissimo. Tu di nuovo. O di nuovo tu. Sì. Mi stai seguendo. Ok. Si è conquistato la Darkness Beige anche lui. E probabilmente, infatti, ecco qui che partirà una sfida contro Rick. Non sfidiamo Rick da molti episodi, Sì, sì. Da prima che battessi Demon Capopalestra. Sì, esatto. Allora, siamo contro Toron. Chiaramente usiamo Razor Leaf, che è super efficace. Mandiamo KO il Pokémon. Adesso il prossimo Pokémon di Rick sarà Jumpole. Jumpole dovrebbe essere il Pokémon Coleottero. No, vabbè, adesso con Keepip, sì, dai. Usiamo beccata. Ciao, Raffica. Super efficace, Jumpole resiste, attenzione. Dannatissimo, ok, quick attack. E ciao ciao Jumpole. Devo riuscire a salire a livello 24 per oggi. Ma non ce la farò mai, ne sono consapevole, lo so ragazzi, lo so, lo so. Vabbè, vale per i prossimi episodi, ecco. Magari nel prossimo riusciremo ad arrivare al 24esimo livello. E allora sì che lì potremo vedere l'evoluzione di Keepip. Ok, KO Zappi. Il prossimo sarà Paracow. Oh mio Dio, che Pokémon era lui? Aha. È quel Pokémon che somiglia tantissimo a Palish. Quello lì di Pokémon Uranium. Ok, sto trovando molti riferimenti. No, va bene, dai. KO con Ruota Fuoco. E dovrebbe... Sì, ok, abbiamo vinto contro Rick Pokémon Trainer. Bye bye. Ok. Threat, not again. No problem, I don't care. Lui dice che non ci tiene. In realtà è invidiosissimo di perdere contro di me. Ammettilo, Rick, ammettilo. Allora, qui troviamo una Hearthstone. Che dovrebbe essere? Vediamo un po'. Hearthstone. Oddio, una pietra dura, se non sbaglio. Sì. Esatto. E poi, non so cosa c'è qui dentro, vediamo. Ok, l'inserimento di un'altra caverna inutile. Almeno penso sbuchi con tutte le altre. Penso sia un passaggio tutto quanto unico. Solo che è diviso. Che stavo per dire? No, niente, devo attivare l'ultimo repellente. Esatto, che mi è rimasto. Almeno per arrivare in città. Troviamo una timer ball qui. Benissimo, prima timer ball del gioco. Salve? Te mi sfidi? Sì, mi sfidi. È strano quando parli con la gente perché, boh, non parte la musichetta dell'allenatore stesso. Ok, una Pokémon Trainer con Floak. Mi avete detto che è un Pokémon fenice questo qui? Beh, potrebbe essere un Pokémon interessante. Sì, e comunque devo vedere tutte le varie forme evolutive. Non ho ancora visto tipo un bel niente, però. Ok, ok, ok. Mi ha mandato KO il Pokémon. Entriamo in campo con Purrio. Dai. Ruota Fuoco. No, dannazione. Lui è quello che
Neutralizza le mosse di tipo fuoco. Oh, dannatissimo Pokémon, ti odio. Dai. Scratch. Wing Attack. E adesso devo usare una super pozione d'obbligo, perché se no mi uccide. Ok, ok, rieccoci qui. Dai, 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 dai. Attacco rapido e... No, no, non lancio... ruota fuoco, no. Neutralizza le mosse di tipo fuoco, devo mettermelo a mente. Graffio, solo graffio. Dai. E crittala almeno una volta tanto. Dai. Dai, Purrio. Perfetto. KO Flow che vinciamo contro questa Pokémon Ranger. Allora, so che sono noiosissime le parti in cui lotto con 360.000 allenatori, però ragazzi, che ci volete fare? Questo è il gioco e dobbiamo giocare. Allora, penso di essere arrivato, o forse no. No, ci sono quest'altro. Non ditemi che è una lotta in doppio. Sì, è una lotta in doppio. Vabbè, allora schieriamo Zappi così si allena un pochino anche lui. È vero che è una lotta in doppio? Sì, lo è. Aha, allora, due Pokémon disponibili, solamente due. Ok, Floke e Zappi. Ed eccoci qua. Allora, Scratch immediato. No, forse no. Flame Wheel e Spark su Floke. Ok, vai. Ruota fuoco su Zappi ed è già andato KO quell'avversario. Ember Braciere su Purrio, ma non è molto efficace. Io uso Scintilla su Floke e quasi KO paralizzato, eh. Ok. È andata benissimo. Via. Perfetto. Va benissimo così. Ok, è stata una sfida molto molto veloce. E Zappi non è neanche salito di livello. Deludente. Vabbè. Ok, qui troviamo un Ultra Ball. Stiamo trovando molti strumenti qui, eh. E basta, credo di essere arrivato. Sono rocce. Caramella rara. Tra tutte le rocce che ho cliccato, dannazione, questo è un premio unico. Benissimo, entriamo qui dentro. E usciamo, chissà dove. Usciamo a Rust Bolt City. Siamo finalmente arrivati nella nuovissima città. E attenzione, chi ci ferma? No, Rodney. Ok. Aspetta, ma in questa città dovrebbe esserci un capopalestra? Oddio, non lo so davvero, ragazzi. Comunque, dovete sapere che Rust Bolt City è, diciamo, una delle metropoli, una grande, una grandissima città che c'è qui nella regione di Rikoto. Quindi, The City of Neon Lights. Sì, quindi in questo episodio diciamo che la esploreremo parzialmente perché ci sono veramente tantissime case, tantissimi edifici e tante persone con cui parlare. Chiuso, perfetto. Molto accoglienti in questa città, sì. La cosa che mi colpisce di più è che ci siano le strade. È bellissimo, cioè tu puoi passare da una... Oddio, pure le moto. Stavo dicendo, tu puoi passare tra una carreggiata e l'altra e puoi andare nei vari edifici e nelle varie case. Intanto qui abbiamo il centro Pokémon, utilissimo come al solito. E niente, direi di depositare almeno per ora il Pokémon che abbiamo catturato oggi, ossia lui. Aspetta, aspetta. No, ok, no, mi sembrava tipo che avesse uno strumento. Bella, grande Rayzid. Benissimo, ovviamente commentate qui sotto per farmi sapere la vostra su questo Pokémon, se è meglio Zappi o lui. E basta. Devo comprare anche dei repellenti perché praticamente non me ne sono rimasti, proprio non mi è rimasto niente. Ne compriamo 15 e chiudiamo gli acquisti, almeno per ora, ok? Quindi andiamo immediatamente a visitare Rust Bolt City. Salve. Ok. La cosa brutta è che non posso proprio passare per di qua perché mi blocca tipo qualcosa. E se mi mettessi in mezzo alla strada? Investitemi. Sono tutto vostro. Ok. Cosa sto dicendo? Ok, cosa c'è qui dentro? Big House 3. Grande casa numero 3. Grandissima, insomma, cioè non ho nulla da dire al riguardo, ecco.
perché per come si dimostra da fuori non dovrebbe essere ad un solo piano, ma magari a tre o forse più piani. Dannazione. Potevate far di meglio, eh? Che del... Cosa ho visto? Ragazzi, l'avete vista? L'avete vista tutti? Cosa ho visto? Ragazzi, ci ho visto bene! Ragazzi, è una macchina! Wow! Ma che caspita ci fa la... Che ci fa una macchina qui? No, non ci credo. Hanno messo pure le animazioni delle macchine. No, vabbè, fantastiche. Ok, lei ci sfida. È una studentessa. Mette in campo Electric Terror. E allora facciamo Razor Leaf, che è efficace. Mi ricordo che un tipo elettro mi sta qualcosa, lui. Di nuovo, e bye bye Electric Terror. Ok. Sono ancora scosso per quella cosa, è stranissimo. Ok. Raffica su Monkey. Dai, Razor Leaf. E KO Monkey. Benissimo, livello 22 per il nostro Keepip. E vorrebbe apprendere. Cosa, che mossa? Wing Attack. Oh, buonissima come mossa. Sì che è buona. Quindi togliamo Raffica. E facciamo apprendere una mossa molto più potente di tipo volante. Grande Keepip. Allora, probabilmente ci evolveremo nel prossimo episodio. Adesso non voglio annoiarvi con questi allenatori che si trovano qui dentro, perché sono degli allenatori sicuri al 100%. Quindi o li farò in off camera o li farò nel prossimo episodio, in modo tale da far evolvere il nostro Keepip in un bellissimo, non so il nome, quindi non vi aspettate che vi dica il nome dell'evoluzione di Keepip, punto. No, ok. Ma è tutto chiuso. Ma come funziona qui? Tutto chiuso. D'accordo. Closed. Allora, so per certo... Chiuso. Ok, dovrò farci l'abitudine. So per certo che in questa città dovrebbe trovarsi il tipo delle biciclette. Allora, o tutte le case sono chiuse, o all'interno delle case non c'è un cazzo di nessuno. Ok, lui ci dà una cura totale. Grazie mille, vecchietto. Qui troviamo un revitalizzante. E poi non posso passare la strada. Almeno posso farlo di qua. Aha. Sembrano i taxi di New York, quelli là. Mm-hmm. Possiamo passare di qua almeno? Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Il negozio di bici. Ma guardale come sfrecciano queste macchine. Ok, posso raggiungerlo da qua. Ecco qui il negozio di bici. Vediamo un pochino se ci sganciano una bici almeno, no. Scusa, ma adesso siamo tipo in totale sold out, che sarebbe in totale esaurimento di bici. No, che brutta cosa. E quindi cosa devo fare per ottenere una bicicletta da questo tizio? Davvero non lo so, almeno momentaneamente, Quindi vedremo più avanti. Allora, ciao. Ok, cosa ci dici tu? Ah, ci dà un magnete. Almeno dovrebbe essere un magnete. Diamo un'occhiata. Sì, è un magnete. Cioè, è uno strumento che serve ad aumentare le mosse di tipo elettro, semplicemente. Ok, ragazzi, allora, diciamo che questa qui è Rust Bolt City. Almeno da questa parte a destra non dovrebbe esserci altro. Volete un rallenti di quello che è successo? Adesso come ha fatto a non investirmi? Non lo so. Ero invisibile per un attimo. E quindi sì. Ah, ok, da questa parte abbiamo il varco. E dove potremmo continuare, tipo per, suppongo, altri percorsi o altre città. Quindi niente, ragazzi, direi che per questo episodio di oggi di Pokémon Solar Light è tutto. Solar Light e Lunar Dark è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace e un commentino qui giù, perché commentare è sempre importante. E se volete inviarmi delle fan art, potete farlo tramite messaggio privato sulla pagina Facebook o tramite email. Basta chiedere qui sotto in descrizione. Nient'altro, quindi ThePokeDark97 vi saluta e ci si becca col prossimo episodio. Ciao a tutti!